Adesso è ufficiale, Andrea Sottil è il nuovo allenatore dell'Udinese. Dopo giorni di dubbi, incertezze, sensazioni e contatti, adesso ci siamo davvero. Sottil torna ad Udine dopo 19 anni, tanti ne sono passati da quando salutò il Friuli per andare alla Regina. Lui che arrivò qui nel 1999 dall'Atalanta e che con la maglia bianconera addosso ha collezionato 115 presenze e 7 gol tra Serie A, Coppa Italia, Coppa UEFA e Intertoto, facendo parte di quella magica Udinese che fece sognare tutti a cavallo tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000. Adesso torna per chiudere un cerchio e lo fa nelle vesti di allenatore, un allenatore che avrà il compito di far crescere ulteriormente una squadra che sembra pronta per spiccare il volo, un allenatore che si affaccia per la prima volta in Serie A, ma lo fa portandosi dietro l'enorme bagaglio di esperienza che si è costruito negli ultimi 10 anni, fatti di gavetta e sacrificio che l'hanno portato a coronare il suo sogno. Sottil ha fatto infatti benissimo in tutte le categorie, in D con il Siracusa, in C con Gubbio, Livorno e Catania e in B con Pescara e Ascoli. Conosce i segreti del mestiere, ha la capacità caratteriale e morale per gestire un gruppo giovane e multietnico e ha le adeguate conoscenze tecnico-tattiche per non sfigurare anche nel massimo campionato italiano. Ha firmato un contratto di un anno con opzione per la stagione successiva e con lui sono sbarcati in Friuli anche i collaboratori Ignazio, Cristian Bella, Gianluca Cristalli e Salvatore Gentile. Non resta quindi che dare ufficialmente il benvenuto ad Andrea Sottil per il suo ritorno a Udine e quindi bentornati, mister.